non è una leggenda o una favola, ma tutto ciò che ora si vede emergere sorvolando le Dolomiti viene dal fondo del mare. Nelle sue rocce è possibile ancora scoprire le tracce fossilizzate dei pesci e delle conchiglie che milioni di anni fa le abitavano nel profondo di un oceano sconfinato. Fa freddo nel piccolo guscio dell'elicottero che, come un insetto un po' rumoroso, si aggira in questo luogo indescrivibile. Ci si sente così piccoli di fronte a tanta grandezza. Comincia tra queste montagne la storia che vogliamo raccontare. Montagne che per la loro unicità e inconfondibile bellezza, il 26 giugno del 2009 sono state dichiarate patrimonio naturale dell'umanità. Chi non ha mai visto le Dolomiti non potrà mai comprenderne il fascino intenso. Altipiani innevati si alternano alle grandi rocce erose dal tempo, come le tre cime di Lavaredo che stiamo ora aggirando, aggrappati alle pale dell'elicottero e stupiti della loro aggressiva presenza. Superate le ultime rocce della Croda del Becco, il muso dell'elicottero si affaccia sul lago di Braies. Le montagne lo racchiudono come in un prezioso scrigno nascosto, presidiato da un solo grande e antico hotel che porta il suo nome, ricco di storia e di ricordi che scopriremo. Era fine aprile e i prigionieri arrivavano in questo albergo che era chiuso tutto l'inverno. Non c'era servitù e non c'era cibo. Siamo alla fine di aprile del 1945. I tedeschi sono in ritirata. Il Terzo Reich è ormai in agonia. Quando i capi delle SS capirono di perdere la guerra, hanno raccolto i prigionieri più importanti dai vari campi di concentramento in tutta la Germania per portarli poi a Dachau. Erano 136 ostaggi, molto importanti in politica e nella cultura, provenienti da 22 nazioni che dovevano servire a fare le trattative con gli alleati. Dachau gli sembrava troppo pericoloso per nascondere questi detenuti e li hanno portati nelle Alpi. Gli è stato poi assegnato il nostro albergo. Tra coloro che facevano parte di questo convoglio ricordiamo Hans Lunding, capo del servizio segreto danese, il colonnello della Wehrmacht von Bonin, Leopoldo, principe di Prussia, Filippo d'Assia, marito della principessa Mafalda di Savoia, il ministro dell'economia del Reich Hjalmar Schacht, l'industriale tedesco Fritz Thyssen, l'ex primo ministro francese Léon Blum con sua moglie, il cancelliere austriaco von Schuschnigg, tutto lo stato maggiore greco con il generale Alexandros Papagos, alcuni italiani tra cui il figlio del maresciallo Badoglio, il borgomastro di Vienna Richard Schmitz, tutto il governo ungherese con il primo ministro Miklos von Kalai e per finire un gruppo di oppositori del Terzo Reich, tra cui la famiglia del capo di stato maggiore della Wehrmacht von Hammerstein e tutta la famiglia del colonnello von Stauffenberg, reo di avere attentato alla vita di Hitler.
Gli ostaggi delle SS, liberati a Villa Bassa con un blitz dalla Wehrmacht di Bolzano, furono trasferiti in questo hotel, dove li attendeva la proprietaria Emma Heiss Hellensteiner. Mia nonna è venuta apposta per accogliere i prigionieri. Faceva freddo, non c'era niente da mangiare. L'unica cosa che hanno portato era un sacco di semolino da Dachau con il quale fecero una zuppa. Ma la cosa più importante era che per la prima volta erano di nuovo liberi dopo tanto tempo e potevano guardare dalle loro finestre in un paesaggio fantastico. Siccome l'albergo era chiuso e non c'era servitù, mia nonna, assieme col capitano Liddick, un prigioniero, organizzava l'andamento dell'albergo. I nobili erano responsabili per la cucina e così il principe von Stauffenberg doveva pelare le patate. Altri erano responsabili per la legna oppure per il servizio. Molti prigionieri hanno scritto dei biglietti a mia nonna chiedendo degli oggetti che hanno perso durante il loro viaggio, come camicie, scarpe, calze. Con l'arrivo degli americani è arrivato anche il lusso. Per la prima volta avevano abbastanza da mangiare, potevano installare delle docce vicino il lago e persino facevano vedere un film nella nostra sala. Il film si chiamava America. Molto importante nella loro vita qui al lago di Braies fu la piccola chiesetta. Fecero la prima messa in libertà. Come racconta nel suo diario Isa Fermheren, ci sentivamo tutti abitanti della stessa Europa. Le frontiere non erano più un ostacolo. Neppure le lingue diverse ci separavano. Sembrava che si stesse realizzando un sogno. Un'Europa unita, dove regna la pace. Il ghiaccio del lago si sta lentamente sciogliendo, così come la neve sulle vette e nei canaloni. Tra le fitte abetaie cominciano a filtrare nuovamente i raggi del sole. Tutto tornerà a vivere come prima, dopo il letargo invernale. Emma Heiss Hellensteiner aveva seguito le orme di sua nonna, la famosa Frau Emma, la pioniera del turismo in Alto Adige. Si dice che le poste all'epoca recapitassero lettere sulla cui busta era indicato solo il suo nome, Emma. La sua è una storia che comincia nell'Ottocento, qui a Villa Bassa, un piccolo villaggio della Valpusteria, a pochi chilometri dal lago di Braies. Un villaggio montano con il campanile un po' barocco, tipico delle chiese alpine, che aveva case di legno, qualche fienile e qualche locanda per i pochi viaggiatori che all'epoca si avventuravano tra queste strade polverose o innevate. Ed è in questo ambiente che nacque e si consolidò la fama di Frau Emma Hellensteiner nel suo hotel Aquila Nera,
dove raggiunse il successo basato sulla raffinata qualità dell'accoglienza e della ristorazione. Successo che superò i confini diventando un punto di riferimento per il turismo internazionale. Nella piazza del municipio esiste ancora oggi l'albergo che porta le insegne del suo nome. Nel piccolo museo Casa Wassermann di Villa Bassa sono conservati tanti ricordi di Frau Emma. Con l'arrivo del turismo, come si può vedere nelle ricostruzioni del museo, la vallata si risveglia. I locandieri ampliano le loro strutture. Nei piccoli borghi ci si organizza per ospitare questi nuovi viaggiatori migliorando la qualità dell'accoglienza. La vita dei montanari cambia. Una vita che ha però mantenute inalterate le loro tradizioni, la loro cultura e la loro storia. Ora Frau Emma riposa nel piccolo cimitero di Villa Bassa, sepolta insieme a suo figlio Edward, che, come vedremo, dette impulso alla costruzione dell'hotel Lago di Braies. Costeggiando i prati e le montagne che si affacciano sulla valle di Braies, torniamo al nostro hotel, alla sua storia, alla tranquillità, al suo magico lago, alle trasparenze della sua acqua che riflette come in uno specchio il magnifico panorama che lo circonda. L'hotel Lago di Braies fu costruito secondo il progetto di Otto Schmid, un famoso architetto austriaco. L'idea era di costruire l'albergo con i materiali del posto, come il legno e le pietre delle vicinanze. Nello stesso tempo, i clienti però non dovevano rinunciare al comfort che erano abituati in città, come le stufe in camera, l'acqua corrente, la luce, l'ascensore e dei mobili belli classici fatti di legno in cirmolo. Frau Emma Hellensteiner e suo figlio conobbero Anton Dreher, industriale della birra, uno dei uomini più ricchi d'Europa. Fu lui che era disposto a imprestare alla mia famiglia 30.000 fiorini per la costruzione dell'albergo. All'interno del contratto si dovevano impegnare di vendere in esclusiva la sua birra in tutti i loro alberghi. Così concepito, l'hotel Lago di Braies entrò a far parte degli alberghi di lusso del Tirolo e delle Dolomiti, trasformando il Lago di Braies in una stazione turistica di primo rango. All'inizio del secolo, solo le persone più ricche e i nobili potevano permettersi di andare in vacanze, che allora durava dalle 3 settimane ai 2 mesi. Il costo della pensione completa per persona e al giorno era attorno ai 3 fiorini. All'inizio del Novecento soggiornò Francesco Ferdinando, erede al trono austriaco, più volte nel nostro hotel con la sua famiglia. Sua famiglia e la sua servitù occupavano l'intero primo piano. Lui soggiornò nelle camere dal 119 al 124. Di questo tempo abbiamo ancora conservato i telegrammi, la corrispondenza, le carte di menù, un paramento che ci è stato donato con il suo stemma e questa spilla che è stata regalata a mia nonna e alle sue sorelle.
Questo è il libro degli ospiti della Chiesa, con tutte le poesie che hanno scritto i nostri ospiti. Questi sono i figli di Francesco Ferdinando, il principe della Sassonia. Questo appunto i disegni che ha fatto mia bisnonna. Ma quanta storia è passata tra le mura e le camere di questo albergo. Quante memorie, quanti personaggi, quanti ricordi raccolti in questi preziosi volumi dalle pagine invecchiate. Edward e sua mamma, Frau Emma, potevano dirsi soddisfatti, in quanto le richieste di soggiorno superavano abbondantemente la disponibilità dell'hotel, tanto che fu rapidamente ampliato. E per completare l'ospitalità, il giovane Edward fece costruire anche l'attuale romantico sentiero che costeggia tutto il lago, scavando le rocce che ne impedivano il percorso. Dopo l'inverno affiorano le radici del sottobosco. Dall'erba seccata dal freddo comincia a rifiorire l'erica. È il primo segno della primavera e i primi clienti affezionati cominciano a riappropriarsi delle oltre 100 camere dell'hotel. Il turismo riprende negli anni 50 con una clientela molto mondana, soprattutto proveniente dall'Italia. Negli anni 60 veniva il guru indiano Maharishi, fondatore della meditazione trascendentale e dell'Ayurveda. Trovò il lago di Braies il posto ideale per la formazione dei suoi seguaci, il più famoso tra cui era George Harrison dei Beatles. Tra i personaggi illustri che hanno goduto della tranquillità di questo posto, ricordiamo tra i tanti gli attori Anthony Quinn, Franco Nero e ultimamente il popolare Terence Hill, il segretario generale della NATO l'UNS, Vittorio Gassman e Indro Montanelli, tra i politici l'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti e poi nel tempo Pietro Nenni, Sandro Pertini e Francesco Cossiga, la cantante Vicky Leandros, l'industriale tedesco Boch, e poi Anita Garibaldi e la nipote del Mahatma, Tara Gandhi. Gli anni che videro Frau Emma operare nel suo albergo Aquila Nera coincisero con l'inaugurazione della ferrovia che attraversava la Valposteria. Oggi moderni trenini colorati e silenziosi collegano tutti i villaggi da Fortezza a San Candido. Qui si vede l'antica stazione di Villa Bassa, come tutte le altre perfettamente restaurata. Questi nuovi treni, dalla livrea divertente e allegra, sono comodi, funzionali e soprattutto puntuali. I turisti, oltre a svolgere le tradizionali attività della montagna, come arrampicate, escursioni e passeggiate, oggi possono godere di iniziative di accoglienza innovative all'interno di parchi attrezzati, sia per grandi che per bambini, in centri orientati al benessere fisico e mentale, sia per uomini che per donne, che renderanno sempre indimenticabili le vacanze in questi luoghi, sia d'estate che d'inverno.
le aspre montagne che circondano queste vallate rappresentano da sempre la più straordinaria palestra del moderno alpinismo. Le Dolomiti, infatti, sono la meta più frequentata dagli scalatori di tutto il mondo. In questi parchi naturali incontaminati pascolano, crescono, si nutrono e vivono negli antichi masi o nelle malghe le mucche che, insieme ai prodotti dell'agricoltura, forniscono latte, burro, formaggi e carne di rara bontà. Uno dei tanti motivi per cui la gastronomia di questi luoghi è di alta qualità, sana e gustosa, proprio come quella che rese famosa Frau Emma. Siamo andati a trovare Edward Jesacher nella sua locanda nella valle di Braies, erede della tradizione gastronomica del Tirolo. Siamo famosi per i nostri piatti tradizionali. Uno di quei piatti tradizionali è il canedolo. È stato considerato un piatto dei poveri. Poveri perché? Perché ci vogliono pochi prodotti per farlo. Lo speck, che c'erano i maiali, la farina, le uova e il pane. Il canedolo si può fare in molti tipi, quello di fegato, quello di spinaci, quello di formaggio, con le rape rosse o anche quello dolce che viene fatto con l'albicocca, con le prugne o con le fragole. Un'altra specialità nostra è lo Kaiserschmarrn, o anche detto dolce dell'imperatore. Questo dolce fu creato in occasione alle nozze dell'imperatore Francesco Giuseppe I nel 1854. Gli ingredienti sono farina, sale, uova e uvetta. Ai nostri ospiti lo serviamo con mirtillo rosso. Questi luoghi fantastici sono famosi e molto frequentati anche d'inverno, quando la neve gonfia i rami degli abeti e copre con un velo bianco le rocce delle montagne, insieme ai prati, ai tetti spioventi, agli abbaini, ai grandi tronchi segati durante l'estate. È il momento per gli amanti degli sport della neve, che affollano gli impianti e le piste di tutte le più note località delle Dolomiti, scivolando su discese perfettamente innevate, o penetrando con gli sci da fondo negli stupendi altipiani di Prato Piazza, mentre il gradevole profumo della legna che brucia nei camini si spande nell'aria. Questo magico viaggio sta per finire. Torniamo al nostro piccolo lago incastonato tra la Croda Rossa, la Croda del Becco e il Grande Apostolo. Sorvoliamo di nuovo con il nostro elicottero questo irripetibile patrimonio del nostro paese. Ci lasciamo alle spalle queste maestose montagne. L'ambiente pieno di fascino che circonda queste zone. Il lago di Braies e il suo storico albergo continueranno ad offrire a tutti gli appassionati delle sane vacanze e della natura i grandi spazi verdi, i cieli blu, i profondi silenzi e le lontane memorie.
Gli alberghi della grande storia raccontano le avventure e le curiosità che affiorano nelle pagine ingiallite dei loro ricordi.